Ciao a tutti! Allora, oggi siamo con Rutus Atrex con piastra da 29 bianca. Siamo sul campo test e vediamo come si comporta. Allora, andiamo ad accenderlo. Allora, lavoriamo in multi. Adesso siamo in coin. Allora, qui lasciamo tutto di fabbrica, mentre qui il threshold lo mettiamo appena udibile a 5. L'audio gain lo portiamo al massimo. Poi il volume del ferro lo portiamo a 10 e andiamo in Relic 3. Aumento un po' la luminosità, forse si vede meglio che sto metal, ragazzi, sapete che l'unica pecca che c'ha è la luminosità, che sotto la luce del sole non si vede un granché. Ok, allora andiamo a fare un abbattimento. Ecco qua. Perfetto. Alziamo la sensibilità a 90. Lasciamo tutto aperto e vediamo come si comporta. Allora, partiamo con i 10 centesimi a 5 centimetri. Dieci centesimi a 10. Dieci centesimi a 15. Dieci centesimi a 20. Dieci centesimi a 30. Mi chiude un po' ferro, ma in ricerca vera questo è scavabile. I 10 centesimi a 40. Dieci centesimi a 40, ragazzi, l'arriva, però li chiude a ferro. Ogni tanto li spizzica buono, comunque ottimo, ragazzi. Allora andiamo a vedere i 20 centesimi a 15. Nessun problema. I 20 centesimi a 25. Nessun problema. I 20 centesimi a 35. Ogni tanto la chiude a ferro, ma la rileva. 20 centesimi a 45. 10, ragazzi, diciamo che sono su un settaggio base, eh? 20 centesimi a 45 li spizzica. 50, 30. 50 centesimi a 50. Gli spizzica, ragazzi, ma in ricerca vera non è scavabile. Andiamo ai 2 euro a 60. Ragazzi, spizzica anche i 2 euro a 60. E poi non so spento, col settaggio. Ottimo. Ora andiamo nel test di separazione. Vediamo un po'. Allora, moneta da 20 centesimi con a fianco il chiodo. Nessun problema. 20 centesimi con a fianco i due chiodi.
nessun problema, i 20 centesimi con i 4 chiodi. Ogni tanto è chiuda ferro, ma se si fa il giro, ragazzi, questo è un target scavabile. Ragazzi, direi ottimo. 20 centesimi con sopra il chiodo. Nessun problema. 20 centesimi con sopra i due chiodi. Ragazzi, ottimo, eh? Atrex veramente va e va forte, e ripeto, so con settaggio abbastanza tranquillo. Ora, sempre in coin, vi faccio vedere, sempre multifrequenza, reattività l'abbassiamo a 1, qui lasciamo tutto com'è. Ora lo facciamo lavorare in dual, dunque aumento un po' il threshold, lo metto a 30 e vado ad attivare il dual, e si attiva con il TH Sense. Il TH Sense lo portiamo a 20. Scusate, VCO li lasciamo di serie e andiamo a vedere. 10 centesimi a 5 centimetri. Sentite com'è entrato il dual, motion e no motion insieme? Nessun problema, 10 centesimi a 10. Nessun problema, 10 centesimi a 15. Dieci centesimi a 20. Dieci centesimi a 30. Nessun problema. Dieci centesimi a 40. La spizzica, ragazzi, ma come prima la chiude a ferro. Ora vediamo i 20 centesimi. Allora, i 20 centesimi a 15 centimetri. Nessun problema. 20 centesimi a 25. 20 centesimi a 35. 20 centesimi a 35. Nella spizzica ferro. 20 centesimi a 45. Niente, ragazzi. 50 centesimi a 30. 50 centesimi a 50. La spizzica ferro. 2 euro a 60. La spizzica sempre a ferro. Reattività è a 1. In dual, ragazzi, eh? Vediamo nel test di separazione come va. 20 centesimi con a fianco il chiodo. Nessun problema. 20 centesimi con a fianco i due chiodi. Nessun problema. 20 centesimi con a fianco i quattro chiodi. La sente. 20 centesimi con sopra il chiodo. Nessun problema. 20 centesimi con sopra i due chiodi.
Ragazzi, nessun problema. Diciamo sta modalità qua in dual è indicata per oggetti medio grandi, ragazzi. Ora andiamo a vedere. Non metto in dip o ultra dip, perché tanto è come se l'ho messo io adesso, perché comunque ho abbassato la reattività, l'ho messo in dual e l'audio gain al massimo, dunque non avrebbe senso. Adesso vi faccio vedere il programma ultra fast. Andiamo a fare il reset. Ok, vediamo, sempre a 90. Audio gain lo lasciamo. Adesso lasciamo tutto di fabbrica. Coin 1. Lasciamo tutto di fabbrica, vediamo. Andiamo a fare l'abbattimento. Perfetto, ecco le campane. Allora, 10 centesimi a 5. Nessun problema, 10 centesimi a 10. Ovviamente adesso in profondità andrà meno, ma ho messo l'ultra fast, dunque l'ultra veloce. Voglio vedere come si comporta sul campo di separazione. 10 centesimi a 10, nessun problema. 10 centesimi a 15. 10 centesimi a 20. Adesso è settato, ragazzi, per essere velocissimo, dunque in profondità scenderà molto meno, come vedete. 10 centesimi a 30 non li sente. 10 centesimi a 40 nemmeno. Ora andiamo a vedere i 20 centesimi a 15. Ok, 20 centesimi a 25. La spizzica. 20 centesimi a 35, niente. 20 centesimi a 45, niente. 50 centesimi a 30. La spizzica. 50 centesimi a 50, niente. I 2 euro a 60, niente, ragazzi. Ecco, questo l'ho messo il programma per vedere un attimo come si comporta qui nel test di separazione. Moneta da 20 centesimi con il chiodo vicino, nessun problema. 20 centesimi con a fianco i due chiodi, nessun problema. 20 centesimi con a fianco i quattro chiodi. Vedete, ragazzi? Guardate, li sente benissimo. 20 centesimi con sopra il chiodo, nessun problema. 20 centesimi con sopra i due chiodi, nessun problema. Questo, ragazzi, ultra fast in separazione l'ha superati tutti. Ora vediamo. Dai, andiamo a provare l'ultra dip. Vediamo come si comporta. Ultra dip, vediamo di lasciarla di fabbrica. 5 kHz, 8 rock più 10, reattività 1, masking a 6. Poi TH level a 20, TH tone a 100, volume a 30, TH sense a 30, SAT a 5, VCO a 20. Audio gain a 0. Lasciamo tutto di fabbrica, l'ultra dip. Andiamo a cercare un posto libero. Ok, facciamo l'abbattimento. Dopo vi faccio vedere anche la coin di serie, diciamo con le impostazioni di fabbrica. I 10 centesimi a 5, nessun problema. 10 centesimi a 10, 10 centesimi a 15, nessun problema. 10 centesimi a 20,
presente, 10 centesimi a 30. Nessun problema, 10 centesimi a 40. La sente proprio leggera, leggera. Non so se sentite la variazione che fa del suono, ma comunque la chiuda a ferro, se vedete sullo schermo il grafico. Ok, andiamo con i 20 centesimi a 15. Nessun problema, 20 centesimi a 25. Si sente. 20 centesimi a 35. Anche qui con l'ID chiude un po' ferro. 20 centesimi a 45. Niente. 50 a 30. La sente. 50 centesimi a 50. Niente. 2 euro a 60. Vediamo qua. La rileva, ma ogni tanto la dà buona e ogni tanto la chiude a ferro. Comunque ci arriva la rileva. Ora vediamo nel test di separazione come si comporta con l'ultra dip. 20 centesimi con a fianco il chiodo. Nessun problema. 20 centesimi con a fianco il chiodo. La rileva. 20 centesimi con i 4 chiodi. E qui chiude a ferro. 20 centesimi con sopra la moneta. Questo, ragazzi, è un programma che non è indicato per la separazione assolutamente, perché la rileva ma la chiude a ferro, vedendo il grafico. 20 centesimi con sopra i 2 chiodi. Vedete, ragazzi, le chiude. Dunque, in ultra dip il test di separazione è bocciato alla grande. Ora andiamo in basic e anche in basic, ragazzi, lasciamo tutto di fabbrica. Frequenza 8, 8 rock a 0, reattività 3, masking a 4, multifilter on, ok. TH level a 0, TH tone 150, volume a 30, TH sense a 0, SAT 20, VCO a 20, audio gain a 20, volume del ferro a 0 e il relic 3. Lo lasciamo tutto di fabbrica, con sensibilità a 90. Non lo spingo al massimo, ragazzi, perché non ha senso. Allora, ecco, questo è un posto libero. Ok, e vediamo con il basic come si comporta con i settaggi di fabbrica. 10 centesimi a 5. Nessun problema, grafico perfettamente dritto. 10 centesimi a 10. Dieci centesimi a 15, 10 centesimi a 20, 10 centesimi a 30, 30. La spezzica, ma diciamo in ricerca vera un segnale così è scavabile. Ora i 10 centesimi a 40, niente. Sentite che rumoracci che vengono da dalla pineta. Qualche animalaccio strano. 20 centesimi a 15. Nessun problema. 20 centesimi a 25. 20 centesimi a 35. Gli spezzica ferro. 20 centesimi a 45, niente. 50 centesimi a 30,
sente 50 centesimi a 50. E spizzica leggeri leggeri, ragazzi. Andiamo a vedere i 2,60 euro. E anche qui ci arriva, ma gli spizzica ferro, non è scavabile, ricerca vera. Andiamo a vedere nel test di separazione con la frequenza 8 in basic. 20 centesimi con a fianco la moneta. Nessun problema. 20 centesimi con a fianco, scusate, i 20 centesimi con a fianco il chiodo. Ok. 20 centesimi con a fianco i due chiodi. La rilevo. I 20 centesimi con i quattro chiodi. Ragazzi, non ce la fa, 20 centesimi con sopra il chiodo. Ok, scavabile. 20 centesimi con sopra i due chiodi. Sì, ragazzi, è scavabile. Allora, diciamo, ho fatto vedere i settaggi più usati, diciamo, in ricerca. Poi c'è una di più, sa spiaggia, sa palude, se può andare a cavare qualche filtro in più oppure aggiungerlo in base ai toni, eh. Ecco, io vi ho fatto vedere più o meno i settaggi che si usano di solito, che uso io in ricerca vera. E il metal si comporta, ragazzi, bene, perché la moneta da 40 a da 10 centesimi a 40 centimetri la rilevava, anche se la chiudeva qualche volta a ferro. Di qua in e ultra fast, ultra veloce, in separazione l'ha sentiti tutti. E ragazzi, è metal che va forte, veramente è metal che va bene. Poi di sto metal mi piace, ragazzi, la stabilità. È stabile sul mineralizzato, sul netro, è stabile ovunque sto metal, ed è veramente veramente molto preciso, veramente. Guarda, questo è veramente un metal che a me piace tanto. Poi l'ID, poi il grafico, ragazzi, non è come altri metal col grafico, che questo, quando ti dà la linea dritta, la maggior parte delle volte andate tranquilli che è qualcosa di buono. Può essere moneta, può essere una votiva, comunque veramente molto preciso. L'unica pecca che c'ha è purtroppo sto schermo, che quando c'è la luce del sole si vede poco. Io infatti tengo sempre la luminosità al massimo a 40. Però ecco, a parte questo, ragazzi, a sto metal niente da dire. È un metal veramente ottimo. Va bene, ragazzi, il video si conclude qua. Come sempre vi ricordo, se mi volete dare una mano a crescere col canale e vi piacciono i miei video, a iscrivervi, a mettere i like, e se volete commentate, che sono lieto di rispondere ad ogni vostra domanda. Va bene, ragazzi, grazie mille, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!